Carissimi telespettatori, cari amici, buona serata. Siamo alla metà del mese di ottobre ed è questa domenica molto importante nel nostro rito ambrosiano, la dedicazione della nostra chiesa cattedrale, il nostro Duomo di Milano. La lettura del Vangelo è il capitolo 6 dell'Evangelista Luca, dai versetti 43 al 48, che leggiamo. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal suo buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate? Signore, Signore, non fate quello che dico. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Bella questa pagina, ben si addice alla festa di una cattedrale che è un po' il centro di tutta la nostra vita di parrocchie, di credenti, di persone che camminano insieme con il loro vescovo, anzi, nel caso nostro, il nostro arcivescovo. In che modo stiamo costruendo la nostra esistenza? Che bella domanda che ci facciamo. A volte può capitare di dover cambiare comportamento, perché a volte capita di aver sbagliato. In fondo la casa costruita sulla roccia è un bellissimo esempio, però ci fa capire che magari uno ha gettato le fondamenta da un'altra parte, ha scavato un po', dice ma qui non va mica bene. E allora ha capito che doveva cambiare luogo, cambiare modo. Chissà quante volte capita l'umiltà di riconoscerlo. È necessario quindi guardare i frutti che doniamo al mondo. Vedere se sono frutti che portano vita, amore, oppure morte, odio, male. Quanto male c'è nel mondo. Noi continuiamo a pregare per la cessazione delle guerre, che sono davvero devastanti in un secolo, il ventunesimo, in cui noi credevamo che con le altissime tecnologie di avere sconfitto anche questa terribile eredità che ci portiamo dietro da sempre. La violenza, la sopraffazione, il dominio, quell'istinto di volere quello che magari non ci spetta o volerlo in una maniera più sbagliata, utilizzando i mezzi che purtroppo le armi consentono. È questo che ancora ci deve far riflettere. Tanti fiumi irrompono nella nostra esistenza. Ecco, se l'immagine tiene, sono questi. Il fiume della mancanza d'amore rischia di farci affogare. L'individualismo, quella forma oggi anche di indifferenza, di cinica apatia di fronte alle realtà, quasi che sia intoccabili, insensibili. Ma noi dobbiamo essere un fiume che porta la pace. Perché la roccia di che simbologia è? Qualcosa di stabile, che dà sicurezza. È la scelta del bene. Questo bene ha sempre un nome. Per un cristiano, per un credente, è Gesù. Lui è la guida. Lui è il maestro, se passa l'esempio della casa, lui è l'architetto che ci dà una mano a costruire, stabilmente, con sicurezza. Ecco perché si passa dall'io al noi. Certo che c'è un io, un'identità personale, ma che deve esistere in uno spirito di collaborazione. In fondo oggi, celebrando questa festa della dedicazione alla Chiesa, comprendiamo che il noi è il popolo. Detto ancora meglio, è la grande famiglia dei credenti. La Chiesa non è soltanto una cattedrale, anche se la nostra è bellissima, vale sempre la pena visitarla e visitarla anche più volte, ma è il cuore del nostro territorio, è la volontà di lavorare insieme, di celebrare la presenza di Gesù tra noi, nei sacramenti, di rileggere, comprendere, assimilare la sua parola e di collaborare tutti con i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, tutti il popolo di Dio laicale per una missione grande. Qual è? Portare l'amore di Dio agli uomini.
portare la bellezza, la volontà di servirlo nelle persone più bisognose, metterci gli uni gli altri, non in competizione, ma con la volontà di crescere insieme. Certo, una struttura, a volte un centro pulsante, ci vuole anche la struttura, ma la struttura senza quello che diciamo, la gioia di stare insieme, il desiderio di confrontarci, e credo anche, oggi fondamentale, la Chiesa dalle genti, accogliere le genti che vengono, per essere una grande famiglia che lavora insieme per il progresso dell'umanità, anche sul piano culturale, direbbe poco avere una grande struttura, anzi non direbbe nulla. Sarebbe solo come mettere lì tanti mattoni senza un'architettura del profondo. Ecco perché non vogliamo fondarci solo su delle idee, ma su un progetto, il Vangelo. Viverlo, realizzarlo, testimoniarlo e offrirlo. È il compito di una Chiesa che è fatta di tutti noi. Grazie di questo ascolto, cari amici. Buona serata, buon cammino.